Volevo introdurre una piccola tecnica che consiste in questo. Parto dal modello della psicologia buddista, pensieri, abitudini, carattere, destino. Pensieri ricorrenti si trasformano in abitudini di azioni. Nel tempo queste abitudini determinano il carattere e il carattere col tempo porta al destino. Okay, per pensieri intendiamo le convinzioni anche, ovviamente. In questo weekend vi passeremo l'elenco completo delle convinzioni e delle decisioni sane che ogni essere umano che vuole vivere decentemente dovrà avere installato dentro di sé. Non è un fatto autoritario, è un fatto semplicemente di osservazione. Ad esempio, se voglio camminare decentemente, è bene che sviluppi la camminata crociata. Cioè, se io cammino così, non è che proprio funziona al massimo. Ecco, è meglio che si faccia così. E non perché me lo dice questo o quell'altro, perché è la natura delle cose. Così come di solito è meglio mangiare in posizione verticale piuttosto che in posizione verticale, al contrario, con la bocca in giù. Si può, però è un po' più difficile. È meglio dormire sdraiati anziché appesi per una mano. Ecco. È chiaro che uno che è ribelle eternamente gli dirà: è meglio che ti sdrai, no, piuttosto si appende sulla mano. Ma questa è una problematica che viene prima. Da qualche parte ha deciso che non si potrà mai fidare di nessuno e c'ha tutte le sue buone ragioni. Però come mai non si fida di nessuno? Non dipende solo dalle cose che gli sono capitate, ma dalle domande che si è fatto. Ad esempio, se nella mia vita non mi fido di mi fido di una persona e poi questo mi tradisce, mi fido di un'altra e poi questo tradisce, mi fido di un'altra e questo mi tradisce. Se mi pongo la domanda, degli esseri umani ci si può fidare o no? Quale sarà la risposta? No. Conseguentemente, se io non mi posso fidare, entrerò in una relazione già diffidente. E se sono diffidente, induco nell'altro la stessa qualità. Quindi lui diffiderà di me. Io diffido, cioè tu diffidi. A questi punti innescherò le condizioni perché la profezia si autoadempia. Qual è la buona domanda di fronte a due o tre tradimenti, anziché ci si può fidare o no? Quindi la domanda è: cosa posso fare per discernere, in primo luogo, discernere tra chi tradisce e chi no? E quindi sviluppare calibrazione. Di per sé l'inconscio lo sa benissimo. Perché l'inconscio non è stupido, lo sa. Solo che la parte conscia vuole fare a modo suo. Sai da dove viene fuori l'inconscio? Nei sogni. L'inconscio attraverso i sogni ti fa capire spesso in anticipo che di quella persona non ti puoi fidare. Ti avvisa, però i sogni uno si dimentica. Perché l'inconscio ha le informazioni. Allora la domanda è: come posso imparare a distinguere? Questa è una domanda che mi porta a apprendere. Se invece dici: perché proprio io sono sempre tradito? La domanda è, la risposta è: perché sono sfigato, perché Dio ce l'ha con me, perché mia mamma mi ha messo al mondo sbagliato. Allora, quello che vorrei passarvi è che quando voi fate una domanda, immaginate di farla a un computer molto veloce. Il computer va a cercare la risposta. La va a cercare nella vostra esperienza e nell'esperienza di tutto ciò che conosce. Se gli fate la domanda sbagliata, lui tirerà fuori tutte le evidenze per confermare la convinzione disfunzionale che avete. Conseguentemente, bisogna saper trasformare le domande disfunzionali in domande
utili, funzionali, perché, perché allora cosa succede? Anziché avere i tabulati delle risposte che vi peggiorano la vita, avrete i tabulati di ciò che potete fare per imparare, apprendere, migliorare, adattarvi meglio all'ambiente e così via, come evolvere. Nel libro di Anthony Robbins, di cui conosco il titolo in inglese, ma qui in italiano non lo so, però il titolo in inglese è The Giant Awakened the Giant Within, cioè risveglia il gigante al tuo interno, che però non è tradotto così, quindi non lo so. Anthony Robbins è un uomo che è partito dalla depressione, era un uomo totalmente depresso, viveva in un appartamento dove non c'aveva la cucina, si doveva lavare le pentole nella vasca da bagno, c'aveva un fornelletto da campo, così era messo malissimo. Un giorno ha cominciato a cambiare vita e vabbè, adesso poi ha avuto, vabbè, ha una mentalità americana, quindi devi collocarlo nella sua paese. E uno dei capitoli di questo libro è proprio quello sulle domande. Tra l'altro è la stesso, l'approccio sulle domande è importantissimo, perché i maestri dicono non sono importanti le risposte quanto le buone domande. Perché? Perché una buona domanda è questa la cosa. Anche se non ottieni la risposta subito, orienta la tua percezione a cercare ciò che serve. Certo. Quindi, per esempio, hai uno stato depressivo. Dici, come mai sono depresso? La stampante dopo un po', tanti fogli così. Centinaia di cause, delle leggi, e su ognuna di queste di solito non può intervenire, o in maniera minima. Pure perché proprio a me? Un'altra di quelle domande che altro plico così, che dice per questo, questo e questo, per la tua famiglia, per questo e questo e questo. Ma cosa c'è alla base dell'uso del cervello in quel modo? Come mai, per esempio, la persona depressa ha il lobo frontale destro, più il lobo frontale destro più attivato del lobo frontale sinistro. Nel lobo frontale sinistro si va a cercare ciò che funziona, il lobo frontale destro è specializzato nel tenersi lontano dai pericoli, attenzione a questa. Però cosa c'è? Qual è la domanda per cui attivi più questo? Ecco, Robbins porta l'attenzione sulle domande. Ed è una buona cosa. E adesso vorrei farvi fare una pratica attraverso la trance per scoprire, a seconda del tipo di domande che fate, vedete il vostro inconscio che razza di cambiamento produce.